Messer Forni, l'ascolto, ci parli della sua famiglia. Ti mostro, permettimi di usare il tu, un dipinto attribuito a me che oggi è al Met di New York. No, non è la mia famiglia, sono dei nobili loro, ma non ho un'alternativa. Mio padre morì giovane e di mia madre non trovo traccia, ho cercato in tutti i file di memoria. Eravamo 7 fratelli, mio fratello Iseppo, il più grande, che diventò il capo famiglia, e 5 sorelle, Speranza, Caterina, Lucrezia e ve lo dirò un'altra volta quando cercherò meglio nei file. Qui a Montecchio Precalcino vivevamo aiutati dagli zii Iseppo e Gianpietro. Il primo, per fortuna, nel testamento, lasciò tutti i suoi beni a me e a mio fratello, i due nipoti maschi, oltre a 20 ducati ciascuna per le nostre sorelle Speranza e Caterina, le due ancora nubili. L'altro zio, frate Gianpietro dei Forni, era frate minore conventuale, professore di teologia al convento di San Lorenzo a Vicenza. Ricordo che ci donò, proprio il 13 novembre del 1551, una casa a velo in Valdastico, non lontano da Forni, con segheria e con i diritti d'acque. Ci chiese in cambio un vitalizio, perché aveva appena scoperto di essere stato escluso dal testamento di suo fratello Iseppo, l'altro nostro zio. 9 anni dopo, a maggio del 1560, morì, abbastanza giovane, mio fratello maggiore e dovetti prendere le redini dell'azienda di famiglia, perché ero l'unico figlio maschio. Ma il mio nome è Forni e poi Cerato. Cerato era il marito di mia sorella. Tu, signora Villa, prendi il secondo nome dei miei cari nipotini. Erano Iseppo, che ha preso il nome di mio fratello, Girolamo come me e Baldisserra il più piccolo. Loro e i loro discendenti ereditarono la villa da me e ci rimasero fino ai primi anni dell'Ottocento. Li chiamavano i Cerato del Villino Cerato. La prossima volta però parlo io.